giorni e giorni. Il tempo è indescrivibile. Altro che te. Sa di pesce. Ma perché poi io dovrei... Ma che razza di storia è questa? Scusatemi, vi prego, ma io non ho colpa. Nemmeno il ragazzo. Da noi il manzo è sempre buonissimo. Lo portano in mercati di quel mongoli, gente seria di buona condotta loro. Beh, io non riesco a capire dove possa essere procurato, ecco. Ma io le chiedo cortesemente, ecco, se qualcosa non va, le chiederei di trasferirvi in un altro alloggio. No, non voglio. So perfettamente che cosa significa in un altro alloggio. In galera! Allora, l'ispettore generale ha un testo di Gogol e ha più o meno 200 anni, però come si dice di tutti i testi classici è molto contemporaneo. E io l'ho scelto perché è contemporaneo, ma perché mi piaceva più che altro quest'idea di mettere in scena una piccola società, una società corrotta, un mondo chiuso che assomiglia molto al nostro mondo dove viviamo adesso. L'ho tagliato molto, l'ho adattato, e ho tolto un po' di quella polvere che si deposita negli anni e questo ha reso il testo molto agile, divertente e con un'ambientazione particolare. Ma voglio di viaggio per Sarato! E suo nome? Suo nome è Ivan Aleksandrovich Testaco! Hai si comporta in modo molto strano, eh? È nuova via dall'albergo, fa mettere tutto su conto, si è piazzato lì già dall'altra settimana e non tira fuori una copeca! Quando sei seduta lì, con le gambe così accavallate, siccome c'è il femore di 2,40 m, accavallando si vede tutto. Poi qui c'è scritto testa, punto interrogativo. Dov'è all'inizio? Dov'è? Subito. C'è stato... Di Pietroburgo non si parla? No, di Pietroburgo non si parla. Proprio non c'è, proprio non c'è. No, ero sconcertato, ma perché mi davano io. Lo so ragazzi, c'è stato un gran casino, entra e esci dalla platea, anche io e Gabriele che si parlava, però quello... Non ha digerito il Pandoro ripieno di morte della vita. Ma io non ho preso qualcosa, ma questo momento non ho preso qualcosa, perché non ho preso sì, diciamo, il Campo Rom non è solamente un'ambientazione così un po' per togliere... l'ambientazione russa, è proprio un'idea che avevo alla base quando ho scelto il testo, perché a me interessava rappresentare una società che tutti additano come una società corrotta, dove noi sappiamo che si vive ai margini della legalità, dove si sa che ci si arrangia per vivere e questo adesso viene un po' idealizzato, un po' connotato con il Campo Rom. E il fatto di avere in scena un'ambientazione che è un po' lontana dalla nostra vita, un po' alla periferia, fa sì che riusciamo a vedere meglio quello che succede e magari a capire che insomma non è così alla periferia quanto noi crediamo. La compagnia è gestibile? Assolutamente no, assolutamente no, basta dirle a tutti fate un po' gli zingari, divertitevi, ballate, bevete birra come si può vedere nella nostra vasca, è assolutamente ingestibile, ma è la cosa più divertente che siamo riusciti a fare insomma. Grazie Laura, in bocca al lupo. Crepe.